Buongiorno e bentornati. Oggi parleremo del nono episodio di Agent of Shield. Vi avviso già che è un episodio molto emotivo, molto emozionale. Io infatti mi sono commossa un paio di volte mentre guardavo questo episodio. Però è bellissimo, è fatto benissimo e se non lo sapeste, Elizabeth Henstridge, l'attrice che fa Simmons, ha diretto l'episodio ed è stato il suo directorial debut, quindi il suo debutto alla scena della regia ed è fantastico, forse l'episodio più bello finora di tutta la stagione. Dunque, ci ricordiamo quello che era successo nello scorso episodio, ossia alla fine non si era riusciti a risolvere la situazione del time drive e quindi lo Zephyr ha fatto un altro salto, cosa che, come aveva detto Simmons, non era assolutamente una buona notizia. Per cui, avendo ciò a mente, inizia questo episodio con Daisy che si risveglia dopo essere stata appunto nella camera di guarigione. A fianco a lei c'è Susa che è rimasto lì a sorvegliarla, insomma. E c'è una situazione di panico però perché appunto il time drive si è sovraccaricato e quindi non si sa più quello che sta succedendo. E tra l'altro compare anche il vecchio logo che ho trovato fosse una cosa molto carina, un po' un callback alle scorse stagioni. Dick avvisa tutti che sono rimasti bloccati in una tempesta temporale, quindi dopo che c'è stato appunto il salto nel salto dello Zephyr, si è creato un buco, un vortice nello spazio-tempo e gli agenti e lo Zephyr sono diretti verso questo vortice. In questo momento si trovano a 94 km di distanza, ma se dovessero appunto entrare in questo vortice, sarebbe come se non fossero mai esistiti, sarebbero ridotti alla dimensione di un atomo praticamente, o anche meno. Quindi anche lì mi ha fatto pensare, dimensione di un atomo, può c'entrare qualcosa il Quantum Realm, quindi il regno quantico visto in Ant-Man? We'll cease to exist. No, we'll cease to have ever existed or be reduced to the size of an atom. Honestly, I have no idea how the science works here. So it's pulling us in. Yes, we're 94 kilometers away. Iniziano quindi a succedere delle cose strane. Mac viene colpito da delle radiazioni e perde la vista. Yo-Yo intanto è bloccata sul Quinjet, non riesce ad arrivare quindi agli agenti. C'è un incendio, Daisy va a controllare il time drive e di nuovo torna nella camera di guarigione. Quindi iniziamo a capire che Daisy è dentro un loop temporale, quindi rivive sempre lo stesso giorno, un po' come il giorno delle marmotte. Quindi ben presto capiamo appunto che Daisy è l'unica che riesce invece a ricordare quello che succede a ogni loop, quindi è bloccata in questo loop temporale, ogni volta impara qualcosa di diverso su quello che accadrà, quindi cambia il suo comportamento, ma riusciamo a capire anche che c'è un tempo ben limitato nel quale riesce a svolgere le sue mansioni, insomma, a scoprire come fare a risolvere il tutto. Intanto decide anche di svegliare Coulson, il quale appunto, come ci ricordiamo dallo scorso episodio, era stato messo un po' a riposo, in stand-by. Il quale però gli dice subito che sa già tutto. Quindi veniamo a scoprire come appunto anche Coulson, essendo probabilmente in uno stato insomma a parte rispetto agli altri agenti, come è stata Daisy appunto che lei invece era dentro la camera di guarigione, sono gli unici che si ricordano quello che sta succedendo. Listen, okay, I need your help. You won't believe this, but I keep repeating the same events over and over again? Yeah. How long did it take you to figure it out this time? Veniamo però a scoprire altre due cose molto importanti, ossia che Daisy non sempre sveglia Coulson ogni volta che il loop ricomincia, quindi lui sa che hanno già vissuto tutto questo casino circa un centinaio di volte, ma chissà quante altre sono state quelle in cui Daisy non è andato a risvegliarlo. E inoltre ogni volta che Daisy muore, perché sì, a quanto pare Daisy anche è in rischio, c'è in rischio la sua vita, ogni volta che muore si dimentica tutto quello che ha appreso nei loop precedenti, quindi deve ricominciare da capo. Quindi, cioè, è un casino assurdo. I've done it 14 times so far. We've done this 14 times? Oh no. No. You've died 14 times. We've been through this loop 87 times. Or I should say, 87 that I know about. That you know about. Because you don't compower me up every time. Vediamo poi Coulson che prende in giro Daisy perché non sa come funziona un vinile e dai, Daisy, lo so anch'io come funziona un vinile, quindi I'm thinking about it like a record skipping. Every time I say that, you give me the same look. Finals back. You're supposed to know records again. E
e le fa notare anche come la distanza chilometrica dal vortice diventi sempre più ristretta, quindi come si stiano avvicinando sempre di più a questo vortice, che diventa un bel casino. Quindi Daisy inizia a raccontare a tutti appunto quello che sta succedendo, predicendo praticamente quello che diranno. Hey, it's me. Everywhere's nearby. I'm already here. I'll check it out. Dick quindi va da Simmons in quanto pensa che sia l'unica che possa risolvere la questione, ma avendo l'impianto di Anna nel cervello non può aiutare in questo momento, quindi suggerisce di rimuovere Diana. Mentre dice queste cose a Simmons, ci sono intanto Coulson e Daisy che origliano la conversazione, quindi vengono a scoprire appunto dell'impianto che Simmons ha nel cervello. Abbiamo poi una scena divertente tra Daisy e Simmons. Do you have any proof this loop thing is actually happening? Think of a fake word and just say it out loud. Anything. Phlebotnum. Yeah, this isn't the first time we did that. Che parrebbe appunto una parola inventata, ma in realtà è un piccolo easter egg, in quanto in realtà è una parola vera e propria che nel mondo dell'intrattenimento vuol dire un dispositivo impossibile, immaginario, che ha la particolarità di far muovere in avanti la trama di un film, una serie TV, un libro, insomma qualsiasi cosa, soprattutto nel mondo del sci-fi e del fantasy. Quindi appunto è questo qualcosa di cui non si sa niente, è magia, è scienza, non si sa, e però appunto ha lo scopo di far andare avanti la trama. Quindi molto ben pensata questa cosa, complimenti Elizabeth! Comunque non so voi, ma io già dai primi 10 minuti dell'episodio l'ho amato follemente, cioè vediamo tutto dal punto di vista di Daisy, quindi vediamo appunto come Daisy ritorna un po' la protagonista della serie, in quanto negli scorsi episodi comunque sono stati un po' tutti i protagonisti, chiaramente è una serie che parla di un gruppo di persone, quindi il gruppo in sé è il protagonista, però comunque Daisy ha un ruolo molto fondamentale, quindi qua la vediamo invece che come un team player, quindi un facente parte di un gruppo, proprio come la protagonista vera e propria dell'episodio. Quindi vediamo tutto attraverso il suo punto di vista e i suoi occhi, quindi ne sappiamo quanto ne sa lei. E secondo me è stato fatto proprio benissimo, nel senso che io fin dall'inizio ho proprio sentito questa forte agitazione, come se fossi io stessa parte del gruppo che deve cercare di trovare una soluzione. Quindi veramente applausi a Elizabeth, è stato fantastico. Simmons quindi si convince a togliere Diana, inizia il procedimento per toglierla appunto, quindi va in questa camera separata, ma vediamo poi che a un certo punto non riesce più a respirare e quindi muore. Nel momento in cui l'ho vista morire, devo dire, ho avuto proprio un colpo al cuore. Simmons! Simmons! I'm going in there! Simmons! How did these doors become locked? Simmons, open the door! Simmons, open the door! Open the door! Simmons! Quindi il loop si ripristina nuovamente e stavolta però Daisy decide di andare nella stanza con Simmons, quindi per prevenire appunto che muoia, succeda qualcosa. Questo però non funziona, in quanto nuovamente entrambe però stavolta non riescono più a respirare e stavolta però scopriamo, grazie a Enoch, che c'è stata una perdita di gas. E però questa perdita di gas non è un caso, cioè è proprio stata fatta intenzionalmente da qualcuno, perché il taglio appunto alla valvola del gas è troppo preciso perché sia stato solo un caso, quindi qualcuno sta cercando di ucciderle. The cut is too neat and precise. As though it was made with a knife. This was no accident. It was deliberate. Almost as if it was murder. Yeah, we get it. Quindi, visto che Daisy, anche lei è morta precedentemente con Simmons, deve ricominciare tutto da capo. Che gran casino. Però stavolta, appunto, vabbè, torna a capire tutto quello che sta succedendo, grazie anche a Coulson. Coulson e Daisy vanno quindi da Simmons, Dick e Enoch per interrogarli, in quanto sono gli unici che sanno appunto di Diana, dell'impianto, per cui è per forza uno di loro che sta cercando di manomettere il tutto. Ma, you think it was one of us? Yes, we want to protect Leopold Fitz, but killing seems rather short-sighted and counterproductive. If we get pulled into the vortex, we die too. We know it doesn't make logical sense, but someone did it. Nel mentre quindi iniziano a pensare a un piano per come fare a togliere il dispositivo di Anna dal collo di Simmons e pensano a Yo-Yo, la quale però è sempre rimasta bloccata nel Quinjet, quindi cercano di
liberarla dal Quinjet affinché possa correre abbastanza velocemente, quindi togliere abbastanza velocemente il dispositivo dal collo di Simmons, ma alla fine muoiono comunque, quindi non è servito a nulla. Abbiamo poi una scena molto emozionante e commovente tra Daisy e Coulson, il quale si apre a Daisy sulle sue paure. Sure, but in the meantime, it is soul crushing if I even have a soul. Don't talk like that again. Of course you have a soul. Don't say that. Don't say of course. I'm not who I was. I'm this thing. E proprio perché è una macchina, lui vivrà molto lungo. Being trapped in a time loop, watching my friends die, helpless to stop it, it's not some time-space anomaly, it's a damn metaphor. This is my life now. Un po' come la maledizione dei vampiri, dell'immortalità. E proprio per questo ragionamento che fa, però si rende conto di una cosa molto importante. I have programming. Programming which won't even let me... What? It's Enoch. Daisy e Coulson quindi vanno da Dick, Simmons e Enoch per confrontarli sulla cosa. Simmons però dice che non si ricorda minimamente di aver programmato Enoch a uccidere chiunque cerchi di rimuoverle il dispositivo, ma dall'altro appunto il dispositivo, per cui in ogni modo non se lo ricorderebbe in ogni caso. Quindi per testare la teoria provano appunto a rimuovere il dispositivo di Simmons davanti a Enoch. Wait. Enoch, stop! I cannot stop. Enoch, I don't want this. Explain. You programmed me to protect the implant at all costs, even if I had to kill. Even if I had to kill you. Quindi pensano a una soluzione, ossia rimuovere il dispositivo senza che Enoch se ne renda conto. Quindi cercano di temporeggiare un po', prima arriva Susa. Hey, a question for you. What time is lunch served on this vessel? I believe we are all free to dine at our own convenience. Ma in ogni caso, qualsiasi cosa provano a fare, Enoch arriva sempre da Daisy e li sconfigge. Addirittura anche a un certo punto con tutto il team che si riunisce, Mac che fa il suo vocione, ma alla fine vengono comunque sconfitti malamente e addirittura Dick muore. Enoch, we need to talk. That did not go well. Where'd he get all those weapons? Dick's dead. Very. Do we need to be sad about that? We do not. Il loop quindi ricomincia e Daisy decide di prendersi appunto un loop per parlare con Susa, il quale abbiamo visto che è sempre stato molto tenero nei suoi confronti, è sempre stato lì cercando di prendersi cura di lei. Every time I ask you for help, you say yes. Even if I don't ask, you're waiting here to make sure I rest or whatever. Why? Daisy, si chiama amore questo, non lo capisci? Appunto, Susa inizia il suo bel discorso da uomo un po' all'antica, dicendole come conosce appunto persone come lei che sono pronte a sacrificarsi, insomma, molto altruiste in modo da risolvere situazioni e salvare tutti. But how does that... Because when people like you run into those walls, you should have someone there to pick you back up. And you... You like to be that someone? Not for everyone. Praticamente ha niente, confessato tutti i suoi sentimenti per Daisy e ship intensified di nuovo. Quindi il nuovo piano è fare in modo che Enoch credi che sia Susa quello che rimuoverà il dispositivo a Simmons, così che andrà appunto dietro a Susa. Susa riuscirà a imprigionare Enoch in una stanza con gli altri agenti che saranno pronti lì a combatterlo, mentre Daisy rimuoverà l'impianto. Il piano però, nonostante fosse molto ben pensato, non funziona comunque, il loop si resetta di nuovo e vediamo stavolta una scena bellissima. Oh, what do you need? Il cuore di tutte le fangirl credo che sia esploso in quel momento, che bello! Stavolta quindi fanno tutto molto più velocemente e riescono finalmente a rimuovere l'impianto, quindi chiedi almeno una cosa che funziona, dai!
Quindi riescono appunto a togliere il dispositivo dal collo di Simmons, la quale inizia a ricordare e riesce a capire come risolvere il problema del time drive, ossia con il meccanismo di spostamento di Electrochrome che ha all'interno di sé Enoch. Great, then let's get to it. It's not that simple. It would be like removing a human being's heart, taking it outward. If taking it out would kill him. Intanto Simmons inizia a ricordare anche proprio tutto, quindi ricorda anche quello che è successo con Fitz. Noi chiaramente non lo veniamo a sapere, ma vediamo la sua reazione. Gemma, what are you remembering? Gemma, what is it? What are you remembering? E qui arrivano un po' di teorie. C'è chi pensa che Fitz sia morto, appunto, c'è chi pensa che intanto abbiano avuto una figlia, quindi il fatto che l'abbia abbandonata l'ha resa completamente sconvolta, il fatto che abbia abbandonato sia Fitz che la figlia. Ci sono anche appunto lì molte teorie sulla figlia, l'impianto che si chiama Diana magari potrebbe essere un collegamento al nome della figlia, insomma, fatemi sapere qual è la vostra teoria a riguardo. Elizabeth in questo episodio si è proprio superata, cioè sia da regista sia da attrice è stata fantastica. Questa scena in cui inizia a ricordare tutto è proprio wow, cioè datele un Oscar. Intanto il loop si resetta di nuovo e adesso sono a meno di 1 chilometro di distanza dal vortice, quindi va fatto per forza qualcosa. E vediamo immediatamente che Enoch, capendo la situazione, si sacrifica subito per la sua famiglia. No, there has to be another solution. We have tried every possible angle. You can't just expect Enoch to sacrifice him. I believe this is what you need. Enoch. What did you do? What needed to be done, apparently. Che è una cosa bellissima, chiaramente. Poverino, lui è stato anche trascurato durante la stagione, abbandonato, lasciato in quel rifugio, Shield, la gente lo chiamavano e non gli chiedevano niente neanche di lui, ma lui comunque si è sacrificato per la sua famiglia, senza neanche pensarci un secondo. Enoch, you'll die. And the rest of you will live. I would like to think Fitz would do the same for me. I would like to think all of you would. Intanto Simmons e Dick quindi vanno a sistemare la questione del time drive e il dispositivo di Enoch non assomiglia anche abbastanza all'arc reactor di Tony, a me l'ha ricordato molto, nel mentre appunto vediamo Enoch che sta morendo ed è accompagnato per fortuna da Daisy e Coulson che sono lì per lui, però è una scena veramente strappalacrime. Sì, devo dire che io ho pianto, e pianto ben 2 volte perché ho rivisto l'episodio 2 volte e entrambe volte l'ho pianto. You can stay with me up to the end, but you can't come with me at the end. I will have to leave you. And I will have to do that alone, and I can't help wondering when that happens, will I feel lonely? E Coulson gli dice che effettivamente sì, sarà così, però sarà molto peggio in realtà per le persone che rimangono indietro, in quanto quel sentimento sarà temporaneo per lui, ma per le persone invece che rimarranno ancora in vita continuerà a essere molto molto doloroso. It can be harder to stay than to leave. I'm sorry, Philip J. Coulson. E Daisy intanto lo ringrazia per il fatto di essersi sacrificato per loro, che riusciranno appunto a continuare la missione, e Enoch dice una cosa che fa un po' preoccupare. But Agent Johnson, while your friends will indeed survive, the team will not. Perché dice i tuoi amici e non voi? Cosa? Io inizio a pensare che possa succedere qualcosa a Daisy, cioè... Se no perché avrebbe dovuto dire i tuoi amici sopravviveranno? Voi sopravviverete, no? Oddio. I have seen the future. Carry on this mission and cherish it, for it will be your last mission together. Enoch finisce il suo discorso nominando anche Fitz. Fitz. He was my best friend.
Tra l'altro anche qui Enoch, perché hai detto Fitz was my best friend? Cioè, perché era? È morto, quindi. Io ho un sacco di teorie, ho paura che Daisy morirà, ho paura che Fitz sia già morto, insomma. Sarà catastrofico questo finale di stagione. E mi spiace solo un sacco che non sia riuscita a dirle addio. E infine muore. And you were a good friend to Fitz. You were a good friend to all of us. As I have always. Comunque direi che va veramente fatto un applauso all'attore che interpreta Enoch, perché sia nelle sue espressioni, nei movimenti robotici, tutto è proprio fantastico. E la sua scena di morte, nonostante molto molto dolorosa, mi mancherà veramente tanto questo piccolo Chronicom buono, è stata veramente qualcosa di fantastico, ha colpito molto, quindi un applauso. Quindi, grazie al sacrificio di Enoch, il team riesce a sistemare la questione del time drive e fare effettivamente il salto con successo. L'episodio poi si conclude con Malik che allena Cora. Tra l'altro, non so se avete notato, ma è lo stesso allenamento che aveva fatto anche Daisy quando era andata nella seconda stagione nell'Afterlife per iniziare appunto a scoprire i suoi poteri. Brava! My friend, brava! Vediamo molto bene in questo modo la differenza tra le due sorelle. E si conclude così nono episodio di Agent of Shield. Devo dire veramente per ora in assoluto il mio preferito. È stato fantastico, un mix di emozioni veramente assurde, però veramente veramente bellissimo. Ancora complimenti a Elizabeth Henstridge perché è stato meraviglioso. Voi cosa ne avete pensato di questo episodio? Fatemi sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao! E ora per smorzare un po' la tristezza e la drammaticità di questo episodio, qualche meme.